Vibe, e oggi siamo qui in questo nuovo video su Clash Royale. Come vedete siamo un po' scesi di coppe rispetto all'ultimo episodio, perché, cioè, vi dico, sono arrivato allo stremo tra l'arena 6 e l'arena 5 tipo, e poi sono risalito. Allora, noi siamo a 2006 coppe, sono anche 2005, il che è molto pleonastico. Allora, direi che ci andiamo subito a fare una partita. Vi lascio in descrizione il link al canale di The YouTuber Channel. Sto morendo. Comunque, a fine video vi farò un annuncio molto importante. Sono diventato anche di livello 9. Qui ho già sprecato uno di Rizir. Sprecati pure due. Sprecati pure tre. Non sto capendo. Ok, ecco che cosa sto facendo. Gli piazziamo una veleno. Purtroppo il danno ce l'ha fatti anche tanto, però è partito a bestia perché io avevo sprecato dall'altra parte lo stregone, se no mi ero difeso. Comunque, un altro 2006, cioè, ragazzi, spero di incontrare il 2006. Attenzione, non so se mi ha preso l'estrattore, penso di no. Possiamo partire subito con questo raid mentre stavo per cadere. Porco due. Attenzione, una bellissima difesa. Veramente bravo, bravissimo. Bravo. Cioè, ragazzi, io alzo le mani. Cioè, quando fanno una bella difesa non c'ho niente da ridire. La torre ce l'ha fatta. Ne proviamo. Raga, cioè, questa è già persa, cazzarò, devo aspettare l'ultimo minuto perché mi sa che soffrirò molto sugli attacchi pesanti. Comunque, allora, in questo momento siamo quasi vicini all'ultimo minuto. Che buono, quindi possiamo subito piazzare il gol, intanto mentre non gli arriva lì, mi sa che passiamo all'ultimo minuto. Ok, siamo all'ultimo minuto, quindi possiamo partire a bestia. Purtroppo lui ci frigge altamente il golem, però noi proviamo un attimo a levargli quella torretta. Purtroppo mi sa che la prima ora l'ha vinta, è forte, no? Cioè, ha fatto il culo, Ok, mi sa che ci avrà pure lui di nuovo la torre inferno, ma speriamo che riesca a buttare due truppette senza buttarci l'inferno, sperando che ovviamente gli riesco a danneggiare un po' con il barile di goblin. Ok, forse un po' di danno lo prende, piglia in culo. Vabbè, raga, cioè, che posso dire, mi dà pure l'annuncio qui di WhatsApp. Vabbè, raga, è stato bravo. Lui ride, ma, cioè, cazzo, hai fatto una vittoria meritata, non serve a niente ridere. Comunque, ora facciamo un'altra partita. Dopodiché mi sa che ci fermiamo. Attenzione, coccia dei Marvel 2088 coppe. È interessante, veramente pleonastico. Ok, ho rotto il cazzo con questo hashtag. Me lo scrivete sotto nei commenti se ho rotto. Perfetto. Partiamo subito così. Proviamo a fare una piccola combo. Ok, sì, sembra che gli abbiamo fatto un po' di danno. Sì, il danno c'è. Gli abbiamo fatto intorno ai 600, penso. Problema, attenzione. Si avvicinano degli sgherretti alla nostra torre. Spero di fermarli in tempo. Infatti sono morti, ci hanno fatto un centro. Ma un momento, sto registrando. Aio. Gigante Royale. Seguito da quello farà molto male, farà molto male, farà moltissimo male. Perfetto.
Difesa diciamo abbastanza riuscita. Proveremo anche a piazzare il barile goblin. Sembra un averino. Non l'ho piazzata sulla torre, ok. Ok, l'abbiamo rotto prima che gli desse l'ultima goccia. Però c'è dall'altra parte, che palle. Vabbè, noi ci facciamo doppia produzione. Quindi la piazza questa. Ok, sempre che ci siamo di prendere, ci metto pure gli sgherretti qua. Ok, direi perfetta. Forse ci dà l'ultimo anche un colpo, no? Uno solo ha colpito. Dovrebbe aver buccata poco fa la Fireball, quindi non ci dovrebbe essere problemi quanto a questo. Meglio. Proviamo a fare un po' di danno là dietro. Anche se la vedo diretta proprio, eh. Ok, la perché è combattuta. Cioè se vinco sono un bravo. Bravo. No dai, 8 di vita no però. Raga. E rimediamo al fail di prima. E comunque direi che il video può anche finire qui. Noi ci vediamo quando capita, perché non saprei appena riesco a caricare un altro video qui sul canale. Penso entro domani, dopodomani. Comunque la notizia speciale è che abbiamo fondato la Anonymous Crew, che è composta da me, Ansai e The YouTuber Channel. E comunque stamperemo anche delle magliette. Vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Detto questo, in questo video penso che cambierò l'editing, ma non lo so. Comunque, al prossimo video, ciao!